Ciao ciao a tutti, ben ritrovati nella cucina di Lina oggi. Allora, oggi la vostra Lina cosa vi porta? Oggi facciamo una crema di cioccolata con la frutta secca. Allora, voi come sapete io ho una cucina di riciclo, per lo più. Allora, io con questo caldo non si può conservare troppo le cose a lungo. Allora, ho pensato di fare con la frutta secca e con la cioccolata, voglio fare una crema. Ok? Bene così. Allora, adesso passiamo alla nostra preparazione. E buona visione a tutti, amici. Adesso misuriamo con una bilancia. Ecco qua. Accendiamo la bilancia. Ok? Aspettiamo che va a zero. Poi ci mettiamo, accendiamo. Poi ci mettiamo la ciotolina della tara, eccola, e scacchiamo il tasto tara. Adesso possiamo proseguire con la nostra ricetta e misurare, e man mano inseriamo gli ingredienti, e man mano li mettiamo in un pullino, vedete, un mini box. Come si chiama? Boh, non so come si chiama, vabbè, trita tutto. Ok, incominciamo dalla cioccolata. Allora, mettiamo 200 grammi di cioccolata. Se non è 200 grammi ne metto di meno, perché questa che c'ho. Ecco qua, non è 200 grammi, sono 102. Allora facciamo 102. Io non mi complico la vita con gli ingredienti. Io quello che c'ho faccio. Ok, allora questi sono 200, 100 grammi, ecco, all'incirca. 102 grammi. Vedete? Però diciamo 100 grammi, ok? Passiamo su 100 grammi di cioccolata e lo mettiamo nel nostro mixer. Poi mettiamo 100 grammi, facciamo tutto 100 grammi. Ecco qua. Di semi di girasole tostati, questi sono tostati, perché a crudo non li posso mangiare. Ok? Allora io tosto tutto. Io mangio i semi, la frutta secca, però tutta tostata. Ok, mettiamo in parti uguali, misuriamo i nostri ingredienti. Allora, ecco qua. Siamo a 76 grammi, ma non ha importanza, poi la misura indicativa, non è che deve essere precisa, non deve essere precisa, io metto quello che so. Allora, la posizione non è dedicata alla linea, come sapete già. Chi mi segue lo sa. Allora, questi sono 84, però questi ce li ho ancora. Un attimo che li prendiamo. Guardate un po', amici, ho comprato uno scatolone bello grande, un barattolo grande di semi girasole, vicino alla scadenza. Allora, come fai a usare tutti questi semi? No, non li, io li tosto perché erano crudi. Io li ho tostati e adesso hanno tanta alta scadenza. Va bene, si possono tenere un po'. Perché io li uso, certo, non tutti una volta, però. Allora, vediamo un po'. Ok, va bene così. 100 grammi di semi di girasole. E poi ci metto anche, allora, mettiamo tutto nel nostro mix. Ecco. Adesso ci metto i semi, questi qua sono, non sono semi, queste sono noccioline tostate, sempre tostate. Le noccioline, americane, diciamo noi. No, sì, quelle dure, noccioline dure, semplici. Ok. Allora, noccioline. Eccole qua. Mettiamo, di questo mettiamo 50 grammi. Bene, 52 grammi bastano. Ok. E il resto, questo l'ho comprato crudo, io poi le tosto, le frullo e le metto in frigo. Ok.
Allora, mettiamo tutto il nostro mix, ok, e poi ci mettiamo anche 50 grammi di burro, ok, questo è il nostro burro, 50 grammi. Ok, 50 grammi di burro. Ok, 50 grammi di burro anche nel nostro mixer. Tutto nel mixer. Ok, a posto. Poi ci vogliono due bustine, qui la bilancia abbiamo finito, togliamo la bilancia. Poi abbiamo due bustine di zucchero vanigliato, altro zucchero non ne metto io, solo questo. La cioccolata era fondente, cioccolata fondente. Però, non lo so, voi potete usare anche quella al latte se volete, però io uso quella fondente. Allora, due bustine di zucchero vanigliato e poi cinque barattolini di panna per caffè. O se avete la panna fresca o se avete la panna fresca, 50 grammi. Allora, 5 barattolini perché sono 10 grammi. 1, 2, 5 barattolini qua di panna per caffè. Ok, si trova anche all'Eurospin da comprare. Io l'ho preso alla metro, però li voglio prendere anche dall'Eurospin. Questa è la panna che si usa per il caffè tedesco, ma è panna normale, diciamo. Ok, adesso puliamo il tutto. E questo è tutto. Ok? Adesso puliamo il tutto, solo che mi devo spostare di qua perché non ho la presa. Ok, puliamo. Allora, vedete un po' la nostra crema, si presenta così adesso. Possiamo fare diversi gradi di macinatura. Allora, se voi volete una crema, proprio crema, come quella comprata, diciamo così, dovete frullare, dovete avere pazienza a frullare. Quello è il segreto, diciamo così. Ok? E questo qua è la nostra impasto, diciamo. Io continuo a frullare un poco. Non la voglio proprio fina, però è un altro modo, sì. Ed è qua che la nostra crema è pronta per essere gustata. Allora, come vedete, io non la faccio troppo fina, diciamo così. Però se voi volete un risultato uguale o simile a quello che comprate, dovete soltanto frullare di più. Io a me 20 minuti più o meno ci ho voluto per arrivare a questo grado. Poi il frullino mio non è poi tanto buono. Se voi avete un bimbo o qualcosa di più potente, vi verrà ancora meglio. Poi volevo dire che potete aggiungere tutto quello che volete, qualsiasi aroma. Io oggi non ho messo niente, però la voglio così semplice e naturale. Però ci potete mettere un po' di rum, un po' di sambuca, anche le fialette all'aroma. Naturale è meglio, naturale naturalmente, gioco di parole, è meglio. Però vanno bene anche le fialette, quelle che si mettono nei dolci normalmente. Potete sbizzarrire come volete, potete semaforo verde alla vostra fantasia, dice sempre la Lina. Ecco perché non do mai ingredienti precisi, perché ognuno fa a modo suo. Ok, intanto ringrazio tutti per la visione, amici, vi do appuntamento al prossimo video. Provatela che è molto semplice, non ci vuole cottura, non ci vuole forno, niente, solo un pulino, è quello che vi serve. Ok, grazie a tutti per la visione, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao, iscrivetevi, condividete il pollice in su. Ciao, al prossimo video, un bacio alla Lina, ciao e buon caldo a tutti, ciao ciao.